Il video è offerto da MB Shop, caffè in cialde e capsule, anche compatibili delle migliori marche. Credo che sia una combinazione tra le due, sia gli infortuni ma anche sulla difesa, perché nella prima parte di stagione avevamo un'ottima difesa e questo ci ha permesso di vincere molte partite che erano magari punto a punto fino alla fine. Invece adesso la difesa si è un po' allentata, non so se sia dovuto a infortuni o semplicemente qualcosa che non funziona più su quel fronte, ma stiamo concedendo troppi punti ai nostri avversari e quando ti trovi davanti delle squadre che segnano 80-90 punti è difficile portare a casa le partite. Pensiamo alla partita di Sassari come una partita playoff, che dobbiamo vincere non solo per entrare nei playoff, ma anche per entrare nella mentalità giusta. Sicuramente vogliamo vincere entrambe le partite, perché già ci siamo lasciati scappare quella di Venezia, ma Black Shield diciamo che tornerà dai nostri per questa partita, quindi non abbiamo scuse. Credo che non siamo stati pazienti nella partita contro Venezia, specialmente nell'ultimo quarto che abbiamo riguardato oggi con la squadra per capire cosa non aveva funzionato. Ci sono state molte e troppe palle perse e questo vuol dire che non siamo stati pazienti nel cercare la miglior soluzione possibile. Ci sono stati dei piccoli errori che poi hanno fatto la differenza. Anche se siamo a aprile adesso, stiamo ancora imparando e speriamo di poter imparare da questi piccoli errori che abbiamo fatto e speriamo di mettere in pratica quello che abbiamo imparato nella partita di domenica. C'è da dire che di sicuro le altre squadre si sono adattate alla nostra difesa e sono migliorate, hanno imparato e quindi c'è da dare credito a loro per questo. Però personalmente penso che ci sia anche un problema di mentalità dal punto di vista personale per quello che penso della squadra e che magari quando siamo avanti di 10-15 punti ci rilassiamo, quando invece diciamo che è una cosa che non dovremmo fare. E quindi se stiamo avanti ci rilassiamo un po' in difesa e permettiamo alla squadra avversaria di recuperare quei punti che poi gli danno fiducia. E è qualcosa che dobbiamo cercare di migliorare. Devi giocare duro, quello di sicuro. E sicuramente devi credere nella tua squadra e devi davvero volerlo. Perché quando davvero metti tutto te stesso, il 100% sul campo, va oltre la tecnica, va oltre la preparazione stessa della partita, ma la cosa importante è giocare duro come se fosse l'ultima partita, in certo senso lo è, ma davvero fare tutto quello che puoi e avere fiducia nei compagni. Certamente credo che i nostri sostenitori si faranno sentire nella partita di domenica. Sono i nostri supporters che ci danno l'energia che ci serve anche quando noi stessi non la sentiamo e sono importanti per distrarre gli avversari, per caricarci durante quei momenti in cui magari sei un po' perso o sei un po' giù e sicuramente ho molta fiducia nei nostri fan perché sono stati fantastici per tutta la stagione e sono certo che ci staranno vicini anche in quest'ultima partita casalinga.